Carissimi amici, è una gioia essere qui con voi questa sera di nuovo allo scrittoio. Questo è il terzo video della serie dedicata al Pelican Abs 2023. Sono sempre io, Gianfranco Taormina, con la mia M400 Sovereign, un bellissimo blocco appunti griffato Pelican Abs 2023 e il protagonista di questa sera. Finalmente ve ne ho tanto parlato, ve l'ho tanto fatto sudare ed è qui il Pelican Edelstein Ink of the Year 2023 Rose Quartz. E sono qui con voi questa sera per parlarvene, per presentarvelo. Cominciamo dicendo che la collezione di inchiostri Edelstein di Pelican rappresenta lo stato dell'arte della linea di inchiostri della casa del Pellicano. Edelstein infatti significa pietra preziosa e appunto alle pietre preziose questi inchiostri sono dedicati. La scatola è molto molto sobria, molto elegante in questa finitura titanio con la scritta Edelstein in argento brillante, il nome del colore nel suo colore e uno spicchio di cartone laccato che immediatamente ci aiuta a identificare quale scatola di queste preziose confezioni stiamo andando ad aprire e quindi di conseguenza che calamaio vi troveremo dentro. Aprendo la scatola, vedete il triplo sistema di alette di chiusura con un controcartonato interno. La boccetta di inchiostro è tenuta in posizione da due cubetti di gomma piuma che appunto impediscono lo sballottolamento della stessa. Sballottolamento difficile perché questo è un, vedete, è veramente un bel calamaio stabile, per quanto probabilmente in giro ce ne siano altri. Lo vedete perché la vasca che contiene l'inchiostro è incavata nel vetro. Un vetro che ne conferisce pesantezza, di conseguenza stabilità, cioè ribaltarlo, vedete, diventa un lavoro complesso. Tappo in plastica argentato col logo col Pellicano. Lo andiamo a stappare. Direi che ha un odore che non è antipatico, sembra anche appena appena profumato, questo fa piacere, ma indubbiamente non stiamo parlando di un'essenza profumata. Lasciatemi mettere di lato la boccetta dell'inchiostro e vediamo come si comporta. Ora devo ammettere, questo tipo di carta è molto 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 patinata, quindi non sarà poi così semplice giudicarlo su questa finitura di carta, però diciamo che quantomeno possiamo andare a intestare la nostra recensione in data odierna, che è il 20 6 di settembre
Roberts. Ink of the year 2023. Allora, io direi prendiamo subito, mi assento un secondo, il cotton fioc che ci aiuterà a vedere. Innanzitutto già si nota, permettetemi di zoomare, voilà, vedete, già un po' si nota che nelle zone di deposito maggiore dell'inchiostro, quindi dove forse ho calcato evidentemente di più, c'è un ispessimento non solo del tratto ma proprio della tonalità, che non è un rosa banale, ha un suo spessore, non è lucido, così come proprio come prime impressioni, non è lucido, ricorda molto quasi un rosa antico. Vediamo come si comporta. Vedete, si avverte una presenza del marron. Faccio una seconda passata qui, eh. Guardate intanto che si asciuga. Richiudo la boccetta, il nostro calamaio. Guardate intanto che si asciuga. Quello che vi dicevo, ha dello shading. Non ha glitter, ovviamente, non è un inchiostro glitterato. Guardate come sembra acquarellato. È molto bello, eh? È molto bello. Certo, non è un inchiostro che mi ispira di essere adoperato tutti i giorni. È un inchiostro ricercato, che secondo me vuole la sua occasione. Non lasciatevi ingannare dalla confezione, vedete? Non so se potete apprezzare, aspettate che la chiudo, eh? Per praticità, vedete che sembra più, perdonate qui lo smalto delle unghie, no? Non è così. Non è così, ci regala le tinte della terra, porta su una componente quasi, sembra l'impressione che dà, che porti su una componente mineraria effettivamente, che ci riporta al suo nome di battesimo, al quarzo rosa. Come siamo messi a tempi di asciugatura? Allora, vediamo un secondo. Vediamo a 5 secondi. Vediamo a 10 secondi. E evidentemente mi aspetto a 15 di non trovare più niente. Quindi non forse velocissimo, ma non è male. Poi su questo supporto, vi ripeto, è una carta che è un po' patinata, quindi secondo me gioca un po' a sfavore di corrente in questo punto, in questo senso. Non la vedo una carta prona a un rapido assorbimento.
anzi vedete che ha imbarcato qui dove ho caricato l'inchiostro, non è passato, questo è un buon segno. E devo dire che non mi dispiace affatto. E infine vediamo come si comporta se lo sottoponiamo all'acqua. Facciamo una rete. Ci sono delle componenti marrone, mattone, ma mi sa che c'è anche dell'azzurro. Allora, vediamo un attimo. Gli facciamo un po' di bagnetto. Ok. Mentre che lasciamo che l'acqua agisca sul foglio e sull'inchiostro, che mi sembra avere una buona resistenza, devo dirvi la verità, così a caldo, perché è una delle prime volte che lo adopero, non l'ho adoperato in modo intensivo. Ma devo dirvi quello che... devo confermarvi le mie impressioni generali. Vi ripeto, non lasciatevi ingannare dalla tinta sulla scatola, perché qui stiamo parlando di un color rosa, ma più sfaccettato, anticato, che ricorda forse anche i petali di un fiore. È un inchiostro che, ripeto, non è assolutamente banale. È un inchiostro che merita di essere usato e di trovare le sue belle occasioni, un bel biglietto, una bella lettera, un anniversario, una circostanza. Non deluderà assolutamente, perché ha una sua ricchezza di tonalità e soprattutto il fatto che anche appena steso non si presenta lucido. A me personalmente piace, perché è un inchiostro sincero, ci si presenta allo sguardo così com'è. Pertanto fin da subito, secondo me, riuscirete ad apprezzarlo. Il pubblico femminile, secondo me, andrà in visibilio di fronte a un inchiostro di questo tipo, però al di là del genere dell'utilizzatore, stiamo parlando di inchiostri che hanno una eccellente scorrevolezza, un buon grado di lubrificazione in assoluto. Sono inchiostri che spesso e volentieri vengono definiti degli inchiostri soft, degli inchiostri che danno un feeling di morbidezza quando si scrive, quindi che aiutano anche il pennino sulla carta. Sono curioso di provare, cosa che non ho ancora mai sperimentato, gli inchiostri della Pelican su penne di carattere giapponese, quindi che hanno bisogno di forte lubrificazione. Secondo me non è uno degli inchiostri più lubrificanti che mi siano passati tra le mani, è un qualcosa di giustamente intermedio. Che credo possa accontentare veramente il pubblico. Indubbiamente cerchiamo anche di non fermarci alle primissime impressioni, quindi di andare avanti, di approfondire l'uso di questo inchiostro anche su altre penne. Qui gioca in casa Pelican con Pelican su carta Pelican. Ma vince sorprendendomi, vi dico la verità. Ero partito un po' prevenuto e invece mi è piaciuto.
tolto che della serie Edelstein, ora ho ben quattro inchiostri, quindi insomma vuol dire che per la mia modesta collezione è una linea che a me piace e che raccomando. Ci sono tantissime tinte, sfumature. Quella che preferite, fatemelo sapere e magari vedrò di procurarmela e di provarla anche io. Al prossimo video e una buona serata.